Dunque è il momento di Market Star, il nostro approfondimento sui mercati a 360 gradi con gli amici di Morningstar, e do il ben trovato al nostro ospite Marco Caprotti, editor di Morningstar Italy. Buongiorno Marco e grazie per la disponibilità. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, è notizia proprio di oggi, di questa notte, l'accordo raggiunto da COP26 a Glasgow, bozza del documento finale, giù le emissioni del 45%, un documento che poi dovrà essere esaminato dai singoli governi per le loro osservazioni. Per qualcuno è un obiettivo insomma ambizioso, quello di ridurre le emissioni globali di anidride carbonica appunto del 45% entro il 2030. Ripartiamo da qui, ma ovviamente non parliamo delle dinamiche politiche che si sono che sono state messe sul tavolo durante il COP26, ma insomma cerchiamo un po' di applicare alla finanza e all'economia, e non soltanto insomma quello che accade e in che modo sono coinvolti, nel senso che i gestori, insomma, quando si parla di clima, che cosa vanno a chiedere esattamente in questo senso? E insomma ne approfittiamo proprio perché questa è una notizia sostanzialmente del giorno, quindi può avere senso partire da qui. Noi abbiamo anche regia, mostriamo subito il secondo titolo, e cioè clima, politica e finanza tra impegni e obiettivi. Insomma, la richiesta dei gestori in questi casi, insomma, che cosa possiamo dire su questo argomento? Prego Marco, a lei la parola. Sì, allora noi in occasione proprio di COP26 abbiamo fatto così, diciamo, un giro, un sondaggio di gestori per cercare un po' di capire quali erano le loro aspettative, cosa speravano che potesse uscire. Perfetto. COP26, insomma, qual era la loro idea, diciamo. Come al solito, quando si parla di ambiente, di clima e di meeting sul clima, molti sono disincantati, insomma, però siamo riusciti, secondo me, a raccogliere delle opinioni interessanti. La prima cosa che si aspettano sempre i gestori quando si parla di clima sono decisioni politiche, innanzitutto. Cioè, queste cose diventano una vera opportunità per prendere delle decisioni che riguardano il cambiamento climatico e su come contrastarlo. E questo, diciamo così, è un po' sempre la speranza di tutti e la visione di tutti. Poi però vogliono anche nuovi impegni per finanziare la transizione verso zero emissioni, però siano impegni concreti, e in passato non sempre è stato così. Poi vorrebbero che venissero prese delle azioni sul prezzo del carbonio, sostanzialmente, per farla veramente molto facile, che chi inquina di più sia costretto a pagare di più, e anche questo insomma non è una cosa così naturale che accada. Poi vorrebbero risarcimenti per le perdite e i danni che sono causati dal cambiamento climatico, soprattutto per aiutare in questo senso i paesi in via di sviluppo, che non avendo questa possibilità, cioè di essere risarciti, spesso fanno da muro alle iniziative che vengono prese perché considerano che potrebbero essere penalizzanti dal loro punto di vista. E poi chiedono sempre una maggiore attenzione alle soluzioni cosiddette basate sulla natura, cioè tutti quegli investimenti che vanno a ripopolare le foreste piuttosto che a alimentare, diciamo così, a creare nuove zone umide, come ad esempio le torbiere. Si tratta di aree caratterizzate da abbondante acqua come paludi, acquitrini, eccetera, che si è scoperto che possono insomma aiutare nel contenere i cambiamenti climatici e migliorare il clima. Beh, e questo, insomma, questo sondaggio che avete fatto con Morningstar ci permette anche di andare a trattare un altro tema. Abbiamo parlato insomma di emissioni, ridurre le emissioni di anidride carbonica del 45% al 2030, e anche di quello che chiedono i gestori sul fronte del clima alla politica. C'è un altro obiettivo, un altro punto di arrivo, diciamo così, sul tema del cambiamento climatico, che è quello di net zero, un obiettivo forse ancora più ambizioso che si può fotografare in questo senso. E allora immagino che insomma possa essere anche così
complicato, adesso poi ci spiegherà meglio, meglio lei, per quanto riguarda le varie compagnie quando gli vengono, quando ricevono insomma queste indicazioni su come o quantomeno su quanto ridurre le emissioni, insomma, per cui un conto è dire net zero, un conto è poi è arrivarci avendo gli strumenti, insomma, e in questo senso servono aiuti, servono in qualche modo così politiche che ti accompagnino un po' in questa direzione. Cosa possiamo aggiungere, insomma, cosa possiamo dire su questo tema? Tutto giusto, assolutamente, spostandolo dal punto di vista dell'investitore, diciamo così, il problema di net zero è capire chi veramente lavora per arrivare a zero emissioni nette nei prossimi decenni. Società diverse, associazioni diverse hanno obiettivi temporali diversi, però l'obiettivo, diciamo così, comune è quello di arrivare a zero emissioni. Il problema è che spesso queste società e questo slogan net zero viene considerato come una sorta di greenwashing, cioè sostanzialmente darsi una facciata verde quando poi in realtà non ce l'hai. Ci sono vari strumenti, sicuramente voglio dire studiare le politiche ambientali di una società o di un fondo di investimento è sicuramente cosa utile. Noi per esempio abbiamo elaborato un indice sì. Che si chiama Morningstar Europe Climate, che sostanzialmente ragiona, il suo ragionamento parte da chi veramente sta facendo azioni per arrivare a ridurre le emissioni di carbonio. L'indice sostanzialmente sovrappesa, diciamo così, le società che veramente stanno facendo qualcosa per aiutare il cambiamento climatico, per migliorare, diciamo, per tornare a un clima più respirabile, e chi invece non lo fa viene sottopesato all'interno di questo indice. Per fare qualche esempio di società che sono presenti all'interno dell'indice, il produttore finlandese di ascensori Kone viene considerato uno di quelli che stanno facendo politiche attive e efficaci per combattere il cambiamento climatico e quindi viene sovrappesato. Allo stesso modo i produttori di elettrodomestici Whirlpool sono sovrappesati, diciamo così, hanno più peso all'interno sì. dell'indice perché portano avanti politiche di questo tipo. Chi invece è sottopesato, per fare due nomi noti, insomma, che con la questione climatica hanno avuto problemi anche in passato, Volkswagen, per citarne una, viene, diciamo, a un peso minore, e Royal Dutch Shell ha un peso minore all'interno di questo indice. Questo permette di avere una fotografia un pochino più chiara, e dà agli investitori una fotografia un pochino più chiara per decidere qual è la loro asset allocation, considerando anche, diciamo così, gli aspetti climatici. Perfetto, insomma, ci ha anche fornito qualche esempio concreto per spiegare meglio, insomma, la selezione di questo indice particolare. Quella questione climatica riguarda un po' tutti quanti, ma c'è da dire che, insomma, un ruolo particolare viene occupato dai mercati emergenti. Insomma, le aree in via di sviluppo sono tra le zone che hanno più bisogno di aiuto quando si parla di sostenibilità e ambiente. Su questo fronte, insomma, sapere bene come muoversi diventa ancora più fondamentale. Sì, anche perché, insomma, i paesi emergenti sono veramente fra i paesi in prima linea quando si parla, insomma, di cambiamenti climatici, di azioni per mitigare, insomma, il surriscaldamento globale, perché hanno economie che ancora, insomma, sono largamente basate su carbone. Eccetera. Vedi la Cina per citarne una, insomma. Per citarne una, ma la Cina non è da sola, insomma, se consideriamo i paesi emergenti, consideriamo un'area molto grande. La Cina è sicuramente la più grande, ma nel complesso i paesi emergenti, pensiamo anche soltanto all'America Latina, insomma, è un'area molto grande che vive poi di materie prime che sono anche spesso molto inquinanti. Sicuramente hanno bisogno di aiuto, non a caso durante i vari meeting che si tengono, anche nel G20, per esempio il COP26, è stato deciso, insomma, di destinare una buona parte di aiuti per aiutarli verso una transizione. Dal punto, tornando, portando, diciamo, il discorso all'interno
del mondo degli investimenti, del fondo dell'investimento, sì. Ci sono gestori, ci sono molti gestori, sempre più gestori, sempre più prodotti che sono pensati in qualche modo per chi ha una particolare attenzione alle questioni climatiche. Per cui a volte è interessante andare a vedere proprio qual è il processo di investimento all'interno di un fondo per cercare di capire, diciamo così, quali sono, come si muove il gestore. Ci sono gestori, per esempio, dedicati ai mercati emergenti globali, che pongono molta attenzione alle questioni di sostenibilità in generale e alla questione climatica in particolare. Per cui un suggerimento che si può dare, insomma, è andare a vedere come si muovono i gestori veramente, andando a studiare bene il processo di investimento. Noi dal nostro punto di vista tutti gli anni pubblichiamo un atlas di sostenibilità, sostanzialmente un mappamondo di sostenibilità in cui si dice, in sintesi, si dà una fotografia di quali sono le regioni del mondo che inquinano di più e quelle che inquinano di meno. Non sorprende che, insomma, di solito quelle che inquinano di più sono le regioni, insomma, dei paesi emergenti, Cina, ma non solo, America Latina, ma non solo, Russia, i paesi dell'est, e quelle più virtuose dal punto di vista del clima sono i paesi del nord Europa, per esempio. Anche questo può essere uno strumento, insomma, per capire un po' anche a livello geografico. Assolutamente, e non abbiamo citato il paese su cui andrei adesso a fare una piccola riflessione, che è quella che segnaliamo anche nel nostro titolo, Mercati Emergenti. C'è l'India che corre più di tutti, insomma, e sappiamo anche quali sono i problemi legati al Covid a questo paese, anche i problemi legati al clima sicuramente. Ciò nonostante, insomma, l'azionario sta correndo, sta facendo meglio di tutti gli altri, vuoi perché la Cina effettivamente performa al di sotto della media, insomma, internazionale, parliamo di mercati e parliamo di azionario. L'India ha superato i 60.000 punti anche in maniera piuttosto importante, adesso sta consolidando in quest'area, insomma, non si è una corsa che ricorda un po' quella del Nasdaq ai tempi di Donald Trump, non che ora stia andando piano, per carità, però è un fattore che bisogna tenere, di cui bisogna tenere conto. L'India corre più di tutti. Sì, sta andando, diciamo, molto, decisamente molto meglio rispetto agli emergenti globali, nel loro complesso, diciamo così. Questo per alcune ragioni. Una ragione legata al Covid: è vero che hanno avuto problemi seri, molto seri, forse più di altri paesi con la pandemia, però stanno cominciando, la situazione sta decisamente migliorando e alcune regioni dell'India stanno cominciando ad allentare le misure di blocco. Questo in qualche modo ha rafforzato la fiducia in una ripresa economica del paese. La banca centrale indiana ha fatto delle proiezioni per l'anno fiscale 2021-2022, si aspetta un più 9,5% per il PIL e nel primo trimestre del prossimo anno fiscale addirittura un più 17,2%, per cui, insomma, i numeri sono decisamente interessanti. Questo a sua volta, cioè queste nuove previsioni, questa nuova situazione, ha riportato un po' la fiducia degli investitori, soprattutto esteri, che sono tornati a guardare al paese con rinnovato interesse e hanno cominciato, insomma, ad acquistare equity indiano in prospettiva di una normalizzazione della situazione. Guardate quanto sta correndo l'indice di Mumbai, il Sensex, questo è un grafico mensile che appunto ha raggiunto oltre i 60.000 punti, come stavamo ricordando in apertura. Poi, insomma, Marco Caprotti, editor Morningstar Italy, ci ha anche aggiunto alcuni elementi interessanti che riguarda sia l'allentamento delle misure restrittive e sia i movimenti della banca centrale in generale a livello di politica monetaria. Torniamo diciamo a parlare di investimenti in maniera più classica, nel senso che è un periodo in cui notiamo come gli energetici, grazie al prezzo del petrolio, ma anche i finanziari, insomma, le risorse naturali sono tre segmenti migliori da inizio anno. Insomma, ci si tratta di avere effettivamente in portafoglio asset molto concentrati e forse, insomma, c'è il rischio di sbilanciarsi da un certo punto di vista, cioè quando la situazione è quella che è, quella
che stiamo osservando in questo periodo, insomma, quali sono i rischi e quali sono i modi per così proteggersi da eventuali brutte sorprese. Sì, qui il discorso porta automaticamente, almeno per quello che riguarda i fondi, i cosiddetti fondi settoriali, nel senso sì. Sono strumenti che consentono di andare a investire specificatamente su un determinato settore, che può essere la tecnologia, ma può essere la salute, può essere l'agricoltura ed altro. Sono fondi che stanno andando molto bene, anche in termini di performance in generale. Questo però può portare dei problemi, nel senso, prima di investire in un fondo settoriale bisogna fare alcune considerazioni. È vero che permettono di cavalcare temi forti, temi secolari, però per esempio bisogna considerare se non si è già abbastanza esposti a determinati temi con altri strumenti che si hanno in portafoglio. Un esempio classico che viene fatto in questo caso è: se ho un fondo Stati Uniti e decido di comprare un fondo tecnologia, rischio di trovarmi troppo sbilanciato, perché il 25% dell'indice, diciamo, del benchmark americano sono titoli tecnologici, per cui rischio di andare completamente sbilanciato, uno sbilanciamento che poi magari non mi serve e non voglio avere. L'altra questione da considerare è che spesso si tratta di strumenti costosi, poi dedicati diciamo così, ai settori, e quindi bisogna fare anche quella considerazione lì. Un'altra considerazione da fare è che spesso a questi fondi settoriali, diciamo strumenti settoriali, si dà il peso sbagliato all'interno del portafoglio, nel senso decido di cavalcare un tema, però poi questo tema alla fine rischia di avere una parte marginale nel portafoglio, per cui rischio di non sfruttare appieno le qualità di un fondo settoriale. Quindi tutto questo per dire che è uno strumento sicuramente interessante, sicuramente utile, ma bisogna saperlo bilanciare molto bene all'interno del portafoglio più ampio che sia. E prima di salutarci non posso non insomma concentrarci anche concentrare una riflessione, chiedere una riflessione su quello che accade sul fronte dell'inflazione, perché insomma abbiamo visto oggi pomeriggio peraltro uscirà il dato dell'inflazione negli Stati Uniti, è già uscito nella notte quello dell'indice dei prezzi alla produzione in Cina, insomma continua a correre, per le banche centrali è un momento transitorio, ma è un momento transitorio molto più lungo delle attese. E allora insomma che poi quando si parla di inflazione parliamo di prezzi al consumo, prezzi che rimangono elevati, e allora insomma l'investitore va a cercare anche strumenti più differenziati per avere protezione proprio dall'aumento del caro vita. E allora qualche cosa si può aggiungere, quali sono le riflessioni e magari anche i consigli da sottolineare? Allora, sì, diciamo così, l'opinione generale è che appunto queste impennate di inflazione siano dettate da elementi temporanei, la forte ripresa a seguito di una forte frenata causata dalla pandemia è il motivo più evidente. Ora qualcuno comincia a pensare che insomma questo effetto temporaneo comincia a essere un po' più lungo. Dal punto di vista di come muoversi bisogna fare un po' attenzione alle utility, per esempio, sì. Perché hanno approfittato di periodi di tassi bassi per investire, però adesso la situazione sta un po' cambiando, restano comunque uno strumento utile per andare a cercare rendimento, o dividendo tipicamente. Le azioni di difesa più classiche dall'inflazione sono le azioni in generale, più in particolare quelle legate alle materie prime, che tendono a muoversi, anzi a causare l'inflazione, e facendo però particolare attenzione all'oro e alle materie prime aurifere e ai minerali auriferi, che di solito vengono considerati un buon sistema contro l'inflazione, per difendersi dall'inflazione. Le analisi storiche hanno dimostrato che spesso non è così, nel senso ci sono momenti in cui veramente fa la difesa, ma tanti altri momenti in cui questo tipo di asset si dimostra controproducente, per cui anche qui fare attenzione. Però in generale l'equity, sicuramente l'equity è meglio dell'obbligazione. E allora grazie a Marco Caprotti, editor di Morningstar Italy, abbiamo fatto come di consueto con gli amici di Morningstar un piccolo volo planare su alcuni dei temi più caldi insomma della settimana, se non anche del
di questo inizio del mese, insomma, di novembre. Buon lavoro, Marco, grazie ancora per la disponibilità e alla prossima. Grazie mille a voi. Bene, Marco Caprotti ci ha indicato anche il settore utilities. Diamo un'occhiata prima di andare in pausa al settore, perché in Italia quantomeno nel FTSE MIB, insomma, la situazione è positiva. Abbiamo Terna che guadagna lo 0,5, Snam che guadagna lo 0,6, Italgas lo 0,5, A2A lo 0,7 ed è il più performante tra le utilities, anche se, come vedete, c'è stata una fiammata verso l'alto, ma si sta un po' concentrando adesso in area 1,82 dopo i massimi a 1,89. Enel, che ha superato i 7 euro ad azione, quei 7 euro che, adesso questo è il grafico mensile, eccolo qua, questi sono i 7,11 euro per Enel, più 0,35%. Poi, andando altrove, abbiamo Atlantia che guadagna lo 0,03%. Vi cito Atlantia perché Autostrade oggi ha pubblicato i risultati. Nei primi 9 mesi del 2021, Autostrade per l'Italia ha registrato ricavi operativi di 2 miliardi e 800 milioni di euro, in aumento di 526 milioni rispetto ai primi 9 mesi del 2020. L'EBITDA è di 1 miliardo e 506 milioni, in aumento di 763 milioni su base omogenea per l'effetto della crescita dei ricavi netti, dei minori accantonamenti netti e nelle maggiori attività di manutenzione, dati che al momento sono accolti in maniera freddina da investitori. Atlantia è al momento ferma 17,09, anche se poi sappiamo come, insomma, le due parti sono state, diciamo così, al centro dell'attualità proprio negli ultimi mesi. Atlantia ha raggiunto i 17,56 quando è stato? Proprio ieri, adesso è in fase di ritracciamento. Atlantia, che abbiamo anche osservato recentemente, proprio ieri con Enrico Jay, come, insomma, sostanzialmente uno dei titoli da seguire maggiormente. Allora, prima di andare in pausa, guardiamo anche gli energetici. Saipem guadagna l'1,06%, ancora ridosso dei 2 euro. Eni 12,72 più 0,84, c'è un nuovo soffitto su cui Eni va ad appoggiarsi ed è quello dei 12,85 circa, 12,85 euro ad azione, e oggi guadagna lo 0,82%. Tenaris perde lo 0,18%. Tenaris però ha avuto un nuovo sussulto, una nuova spinta rialzista dai, che gli ha permesso di superare i 10 euro ad azione anche in maniera piuttosto brillante, e infatti adesso è a ridosso degli 11 euro ad azione, nuova resistenza, nuovo livello sotto pressione, diciamo così, nuovo livello testato che non veniva raggiunto da settembre 2019. Ci fermiamo 10:28 al rientro, pronti con le vostre domande con Pietro Pacello.